Si è tenuto presso il salotto comunale di Battipaglia il concerto Musica e Legalità Joe X Joe, un evento che unisce la forza della grande musica all'impegno contro la violenza e l'illegalità. Dopo le tappe di giugno a Caivano e Napoli, prosegue l'impegno diffuso della nuova orchestra Scarlatti, promosso dal Ministero della Cultura con concerti dedicati alle scuole e alle comunità della Campania. Il sottotitolo della rassegna, Giovani per i Giovani, evidenzia l'intento di coinvolgere i ragazzi e dare spazio ai talenti emergenti. Protagonisti sono i giovani strumentisti della Scarlatti Young, orchestra a cui apparteneva anche Giovan Battista Cutolo, il musicista a cui è dedicato l'intero progetto. Giovan Battista, scomparso tragicamente il 31 agosto del 2023, fu vittima di una discussione per futili motivi mentre si trovava con la fidanzata in una paninoteca a Piazza Municipio a Napoli. Colpito da 3 colpi di pistola, morì sul colpo. Aveva solo 24 anni. Il maestro Gaetano Russo, coordinatore e direttore dei concerti, ricorda con forza l'importanza della musica come strumento di riscatto sociale, concetto che promuove da oltre 20 anni. Ad arricchire l'evento due eccellenze campane, il soprano Chiara Polese e il baritono Johan Possidente. Le prossime tappe del progetto Musica e Legalità sono previste il 22 ottobre a Caivano e il 24 e 25 a Casal di Principe, un tour che continua a portare la forza della musica contro ogni forma di violenza, coinvolgendo le nuove generazioni.